Facciamo il messaggio, la condivisione da Telegram a Telegram. Creiamo la lista delle persone con le quali vogliamo condividere. La chiamiamo Condivido Progresso. Importante è spuntare privato qua. Adesso facciamo il semplice inoltro del messaggio. Andiamo a prenderlo dalla FEI. L'abbiamo visto. Adesso diciamo inoltre messaggio. E scegliamo la nostra lista che abbiamo creato, che si chiamava Condivido Progresso. Confermiamo l'invio. E lui ci fa vedere la lista Condivido Progresso con l'invio effettuato, incorporato. Adesso facciamo la lista invece su WhatsApp. Dobbiamo scegliere nuovo broadcast, aggiungere le persone. Questo è eseguibile solo su smartphone. Ne abbiamo aggiunte due. Adesso la riscegliamo e aggiungiamone un'altra. Bisogna scegliere Info Broadcast. Aggiungiamo un'altra persona. Questo è importante per sapere come fare ad aggiungere. Ok, abbiamo creato la nostra lista. Adesso copiamo da email i vantaggi di passare a Telegram. Purtroppo la copia su smartphone è un po', la selezione delle parole è un po' difficoltosa. Cercato di selezionare dalla riga in scuro e nemmeno non me lo prendeva. E allora ho selezionato dopo che ho visto che però è anche vero che è sufficiente dare questo. Però adesso dobbiamo inviare il messaggio, facciamo incolla e creiamo un messaggio nuovo, non è un reinvio di un messaggio che c'era già, e l'abbiamo inviato. Andiamo a vedere su un membro della lista, su una persona che appartiene alla lista. E vediamo che c'è il messaggio. Questo è differente rispetto a Telegram. Telegram fa vedere quante persone hanno visto il messaggio. Qua fa vedere a chi ha inviato il messaggio. Adesso vogliamo partire da Telegram e inviare il messaggio. Dobbiamo salvarlo nella galleria. Salva nella galleria, infatti è stato salvato nella galleria. Poi copiamo il testo, copia, selezioniamo copia. Adesso andiamo su WhatsApp e creiamo ex novo il messaggio, altrimenti non potremmo inviarlo alla nostra lista se volessimo rigirarlo. Per cui facciamo incolla del testo che avevamo copiato. E poi abbiniamo, andando in galleria, a prendere in galleria, l'immagine.
Ecco, l'abbiamo inviato come prima. Questo procedimento è necessario anche se avessimo fatto da WhatsApp alla nostra lista WhatsApp, da un messaggio ricevuto a tutti i componenti della nostra lista WhatsApp. Andiamo a vedere anche in questo caso qua un componente della lista e vedremo che ha ricevuto il messaggio. Buon lavoro a tutti.